Ciao ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Eternals. Ok, quando ho fatto il video su Shang-Chi ne ho parlato come non del film più brutto del Marvel Cinematic Universe, ma come del film più appallante. A me Shang-Chi mi ha veramente deflagrato le gonadi. Ho dormito per un'ora. Nella parte centrale del film ho dormito. E il giorno dopo, quando ho colmato il vuoto, mi stavo per riaddormentare, quindi secondo me Shang-Chi, a livello di potere soporifero, è sicuramente tra i più agghiaccianti che il Marvel Cinematic Universe abbia mai partorito. Perciò mi è salito un brivido lungo la schiena quando ho letto dei commenti sotto quel video di gente che diceva «Ah, pensi che Shang-Chi sia pesante, noioso? Dovresti vedere Eternals». Madonna, mi è suonato un po' come un guanto di sfida, no? Mazza, che rottura di coglioni che sarà questo Eternals. Andiamo a vedere quanto dura. Dura ovviamente 5 terzi di esorciccio, che è la durata media, 2 ore e mezza belle toste, e decido di fare questo ultimo cammino del martirio del 2021. In realtà l'ho visto nel 2022, ma il film è del 2021, quindi diciamo che potrebbe essere l'ultimo film martirio del 2021. Vado a vedere questo Eternals e prima di parlarvi del film nello specifico, di fare la mia strana recensione come al solito, vi dico, secondo me non è più pesante di Shang-Chi. Ma poi la pesantezza, la rottura di coglioni, la noia sono molto soggettive, mi rendo conto. Quello che annoia me potrebbe esaltare te e viceversa, no? Però quando si parla di pesi massimi della rottura di coglioni come Shang-Chi e questo Eternals, ci può essere quell'elemento che a te ti stronca, a me un po' meno, ma Muhammad Ali, Mike Tyson. Ecco, per me Shang-Chi è stato un Mike Tyson. Cioè una potenza devastante, magari meno tecnica, ma una potenza devastante che mi ha steso per un'ora. Eternals è stato più tecnico, mi ha lavorato ai fianchi, mi ha girato intorno tutto il tempo, un colpetto qui, un colpetto lì, sono arrivato alla fine frastornato, ho dormito solo 10 minuti durante il combattimento finale, ma mi ha fatto meno effetto, devo dire. Quindi direi che vince ancora Shang-Chi come rottura di coglioni Marvel, ma questo non significa assolutamente che io stia sottovalutando la bruttezza di Eternals. Eternals, secondo me, è uno dei film peggio raccontati in assoluto del Marvel Cinematic Universe, perché io all'inizio avevo l'alternanza, sto film è bello, sto film è bellissimo, carino questo, però io qualche filmetto bello, con una narrazione vivace, l'ho visto, anche tra quelli che non mi hanno fatto impazzire, per dire Ant-Man, con tutto che è una continua stronzata, con tutto che si contraddice, che i poteri di questo cambiano senso da un momento all'altro, però Ant-Man l'ho apprezzato abbastanza. Non è un buon film, è scritto veramente con il culo, perché si basa su alcune cose che non vengono rispettate. A casa mia questa non è una buona scrittura, però si fa vedere, è simpatico. Il primo Thor è un film di merda, di una linearità imbarazzante, però visto con il giusto spirito ti rilassa, non ti addormenti, mannaggia il cazzo, capite? E così ce ne sono tanti di film del Marvel Cinematic Universe che sono assolutamente accettabili. Il pomeriggio alle 4 prima di Natale su Italia 1 te li guardi sti film volentieri. Poi ci sono quelli proprio belli, cioè Logan, che non fa parte proprio del Marvel Cinematic Universe, ma è comunque un film Marvel. I Guardiani della Galassia, il primo Iron Man, anche il primo Avengers, secondo me è molto solido come film. Ce ne sono di film bellini. Ecco, all'inizio era così, ma ultimamente, raga, io sto assistendo a una caduta libera, ma non del livello produttivo dei film. Il livello produttivo è sempre quello, sempre l'astia. C'è proprio un disciplinare che seguono, chiaro, perché sono molto simili. Cioè, secondo me da Black Panther in poi si è andati soltanto verso un grosso scivolo oleoso dal quale non riesci assolutamente a scappare, è impossibile frenarsi, è impossibile fare attrito per fermare la caduta catastrofica che ti porta verso una pozza di merda, è impossibile, è un piano inclinato della monnezza che ci porterà ad avere prodotti sempre più brutti, ma sempre più imbottiti di fanservice e quindi sempre più difesi dai fan. A far da corredo a tutto questo ci sono ovviamente i vari effetti collaterali, le serie TV che si ricollegano, i film che si collegano tra loro. Ci sarà sempre un motivo per cui un film non ti è piaciuto. Il motivo vero non sarà mai che è scritto come il culo. Il motivo sarà che non hai colto un riferimento, il motivo sarà che non hai guardato quella serie TV, che non hai letto quel numero di quel fumetto di quell'anno. Sarà follia.
e già ci siamo. Questo Eternals, dicevo, la faccio breve, è una merda. La trama di Eternals. Ci sono questi Eternals che sono esseri sovrumani, eterni appunto, se no si sarebbero chiamati cannelloni. Sono Eternals perché sono eterni e il loro scopo, unico scopo, sembra essere quello di difendere noi esseri umani, ma comunque altri esseri senzienti in giro per l'universo, da delle creature abiette, selvagge e pericolose che sono i devianti. Fanno questo, ci salvano da queste bestie. Grazie Eterni, grazie. E fin qua tu diresti, vabbè, sarà la solita storia di supereroi con questi che devono picchiare i devianti, a un certo punto esce un deviante più cattivo degli altri e tutti quanti si uniscono, gli danno un sacco di mazzate, lucine a non finire e il film finisce, no? Titoli di coda, tre scene segrete da ricollegare con mille film e ti porti a casa la visione. No, Eternals è diverso, perché si sforza fin dal primo istante di essere complesso, riuscendo ad essere sì e no confuso. Questi Eternal ci danno una mano, ok? Sono 7000 anni che stanno sul pianeta Terra, questo lo dicono proprio apertamente nel film, agli albori di quella che si potrebbe definire la civiltà umana. Sono lì da 7000 anni, da 7000 anni prendono a calci nel culo questi devianti e a un certo punto i devianti sono sconfitti. E gli Eterni restano lì al fianco degli umani finché un bel giorno non si rendono conto che questi devianti, senza un motivo che sia uno, ricompaiono. Ora, una serie di strane vicissitudini portano questi eroi a scoprire quale sia la loro vera natura. E adesso mettetevi comodi, perché c'è il rischio che anche voi vi addormentiate. Oppure prendete un taccuino e prendete appunti, perché potrebbe sfuggirvi qualcosa. Cerco di riassumervi la magagna in maniera abbastanza indolore, in maniera abbastanza rapida, ok? L'universo, quando nacque, vide come protagonisti della sua genesi questi esseri, i celestiali. I celestiali sono coloro che poi hanno espanso l'universo creando nuovi mondi. Sono esseri giganteschi. Quanto giganteschi? Come i coglioni che mi ha fatto questo film, ma un pochino di più. Quindi proprio immensi, ok? Questi celestiali, in realtà, hanno creato i nostri mondi e hanno bisogno anche di creare se stessi, perché l'universo deve continuare ad espandersi in cicli infiniti. Ora, i celestiali hanno bisogno ogni miliardo di anni di procreare. Come fanno questi celestiali a procreare? Non scopano, perché sono esseri celestiali, ma producono delle uova dentro cui ci sono questi bozzoli di celestiale. Ora, le uova purtroppo sono pianeti e i bozzoli sono i nuclei di questi pianeti con questi celestiali addormentati. Ora, la gestazione di un celestiale prende qualcosa come trilioni di anni, perché l'energia che serve al celestiale per schiudere l'uovo deve prenderla da tutti gli esseri senzienti del pianeta. Quindi più il pianeta è popolato, è evoluto, più le persone o comunque gli esseri che lo popolano sono avanzati, più il celestiale ha energia per fare il suo exploit e nascere finalmente. Questo è successo su tanti pianeti, compresa la Terra. E i celestiali hanno studiato un sistema per far sì che gli esseri evoluti, quindi le forme di intelligenza più evolute, prendessero il sopravvento del pianeta. Come fai? Beh, su tutti i pianeti ci sono dei predatori, fai conto i dinosauri, le tigri dai denti a sciabola, ecco, questi giganteschi celestiali hanno inventato i devianti, che sono delle bestie che uccidono i predatori. Il problema è che questi devianti a un certo punto hanno un po' sbroccato. C'è stato un errore di programmazione, questi celestiali tanto infallibili non sono, e questi devianti hanno iniziato ad evolversi, a diventare sempre più intelligenti e quindi predaci. Insomma, i predatori dei predatori diventano predatori a loro volta e iniziano a mangiare le persone presenti sui pianeti. E i celestiali allora dicono, ma porca di una grande puttana, noi avevamo fatto tutta sta cosa complicata. Nel film sono già due spiegoni che facciamo rompendo il cazzo a pressione per spiegare questa cosa. Come risolviamo la situazione? Creiamo gli Eterni. Gli Eterni sono gli spazzini degli spazzini. Perché, in effetti, i devianti erano stati creati per ripulire la Terra o qualsiasi pianeta dai predatori. Però poi gli Eterni devono ripulire i devianti. E quindi questo doppio ciclo di pulizia. Al che io si domanda, ma
A sto punto, perché continuate ad usare i devianti? Mandate direttamente gli Eterni ad uccidere i predatori. All'inizio siamo a posto. Cos'è questo doppio ciclo? Questa rottura di cazzo? Cos'è? A che serve? Ecco, non verrà mai spiegato in realtà perché gli Eterni non sono diventati la soluzione definitiva al problema. Cioè, c'è sempre questa macchinosità totale in tutto, eh? Eternals è pieno di cose macchinose e inspiegabili, non perché misteriose, ma perché scritte da un bambino di 4 anni. Ecco, in questa bella situazione gli Eterni scoprono di essere null'altro che uno strumento nelle mani di questi celestiali. Non solo, scoprono che la loro vita, essendo eterna, è composta da interminabili cicli durante i quali loro nascono, compiono la loro missione, vengono resettati, i loro ricordi vengono chiusi dentro una specie di sgabuzzino e loro vengono riportati in vita senza più ricordi, quindi hanno questi continui cicli di vita e dimenticano tutto quello che hanno fatto nel ciclo precedente. Una cosa orribile, scoprono di essere creati addirittura artificialmente in una fucina, di non avere una famiglia, di non avere dei veri ricordi, di essere soltanto appunto degli strani androidi avanzatissimi con dei poteri. La cosa bella è che questi Eterni hanno una sola missione nella vita: picchiare questi devianti. Te nella vita devi soltanto prendere a calci nel culo e cazzotti nei denti delle bestie. Questa è la tua missione. Però, uno è bravo a manipolare la mente, che come tutti sappiamo i devianti non dovrebbero avere, perché sono forme poco evolute. Alcuni sono bravi nell'ingegneria, che come sappiamo è importantissima se vogliamo pestare delle bestie. Se questa cosa fosse vera, se questa cosa avesse senso, Cristo, gli Eterni sarebbero praticamente tutti quanti enormi, con i pugni grossi così e con la pelle fatta d'amianto. Invece no. C'è il signore dell'inganno, l'uomo più veloce del mondo. Io sparo i fulmini, io faccio ingegneria, io controllo la mente. Ma perché, Cristo? Comunque, questi Eterni scoprono questa magagna e iniziano a cercare una soluzione alternativa per salvare il pianeta Terra, perché, oibò, si sta avvicinando il momento di massima evoluzione della razza umana e quindi il momento in cui il celestiale presente all'interno del nucleo della Terra prima o poi verrà fuori, distruggendo tutto, assorbendo l'energia di tutti e mandando a puttane l'intero pianeta. Gli Eterni si affezionano al pianeta Terra, scoprono di essere stati manipolati e vogliono salvare il pianeta. Ci riusciranno? Certo che sì, con un tripudio di lucine, come in tutti i film Marvel. Riusciranno, grazie alla forza dell'amore non meglio giustificata, a fermare questo gigantesco titano che sta cercando di spaccare la superficie terrestre. E boh, tutti quanti a casa. Ora, dovete capire che all'interno del gruppo degli Eterni c'è una specie di scissione. Il più forte di loro è in realtà in combutta con i celestiali, cioè rimane fedele alla sua missione originaria, gli altri invece vogliono deviare, no? Ce ne sono un paio che in realtà vogliono rimanere fedeli alla missione, quindi distruggere la Terra, gli altri cercano di impedirlo, e quindi c'è dentro un po' anche di Civil War. È un Civil War più Age of Ultron. Perché Age of Ultron? Perché a un certo punto, esattamente come succede con Ultron, questi devianti iniziano ad evolversi di più, perché alcuni di questi Eterni vengono uccisi dai devianti, viene assorbita l'energia di questi Eterni, i devianti iniziano ad evolversi rapidamente, iniziano a parlare, iniziano a stare ritti su due zampe, l'evoluzione che vediamo fare a Ultron. Quindi è veramente un orribile misto di Age of Ultron e Civil War. Questa è la trama di Eternals. Ci avevate fatto caso? Non fa niente, tanto rimane una merda, anche se ci fate caso, è una merda, ok? Che cosa non mi è piaciuto? Tutto quello che vi ho detto fino adesso, perché è incredibilmente macchinoso, ci sono degli spiegoni totali, veramente tutta questa cosa che vi ho detto, la dice un celestiale. Le palle, sai dove ti arrivano, te vorresti guardare un film, invece guardi la merda. Ci sono degli errori grossolani di scrittura. Volete sapere quello più, secondo me, più stronzo? Non è importante ai fini della trama, ma tanto per farvi capire che sti film li scrivono, ma non dico col culo di un altro. C'è questo gruppo di Eterni che sta sul pianeta Terra da 7000 anni, ve l'ho detto, no? E c'è la protagonista, questa Cersei, che sta con un umano.
Perché dopo che la loro missione è finita, tutti quanti si rilassano, uno diventa un attore, uno se ne va a vivere col suo compagno, suo figlio. Questa qui si trova sto fidanzato, che tra l'altro è Jon Snow, Kit Harington. Ok, a un certo punto Kit Harington mi fa: senti, ma mi hanno detto delle cose strane su di te, tu secondo me non sei umana. Mi hanno detto che il tuo fidanzato l'hai lasciato un secolo fa. E mi hanno detto pure che vola, tra le altre cose. E lei fa: un secolo, sì. Beh. Alla fine del film viene fuori che loro sono stati insieme per 5.000 anni. Cioè lei gli fa: sì, siamo stati insieme 5.000 anni. Una cosa seria, risponde lui, no? Anche la battutina. Peccato che questa cosa non riporti mai. Perché ci fanno vedere il momento in cui questi due, ovvero il più potente dei nostri eterni e la protagonista, si fidanzano. E tutto ciò avviene nel 500 avanti Cristo. Ora, la storia al tempo presente è ambientata ai nostri giorni, indicativamente 2020, ok? Anni 2000. Loro si sono fidanzati nel 500 avanti Cristo, il che significa che da lì ad oggi ci sono 2500 anni. Si sono lasciati 100 anni fa, quindi la loro relazione non è durata 5000 anni, ne è durata 2400. Ci riesco anch'io a fare questo conto, porca puttana! E questa cosa dei 5.000 anni la ripetono due volte nel film. Due volte! Com'è possibile che non se ne è accorto nessuno? Nessuno! 5.000 anni? Di cosa? Di che? Quando? Ci sono due cose che mi hanno triggerato fortissimo nel film. Uno, i devianti. Io capisco che devono essere bestie dissennate, però sono di fatto il villain del film. A parte, ok, l'Eterno, no? Questo Icaris, l'Eterno più potente che vuole in tutti i modi portare a termine la missione. Però, sostanzialmente, il cattivo è rappresentato da questi devianti. E sia nella forma animalesca che nella forma evoluta, a me fanno cagare. Cioè, non hanno un minimo di personalità, non hanno niente. Mi hanno ricordato il cattivo di... Justice League, come si chiamava? Salcazzi, una cosa. Occhi vuoti, zero personalità, sto corpo da... Sembrano quelle sculture che le devi ancora finì. Con tutte le venature ancora esposte, sembrano fatti di tralicci, porca puttana. Questi devianti sembrano un ciospo di vite con i coglioni girati. Bruttissimo come design, bruttissimo. E sono veramente anonimi, come se potessero essercene decine di migliaia e non cambierebbe mai niente. Non hanno niente di particolare, alcuni hanno le ali, altri corrono come lupi, sono proprio bestie X, semplicemente bestie X, senza una caratteristica, senza un potere specifico, il nulla. Questi qui combattono il nulla. Ma non è che deve esserci per forza un cattivo carismatico. Lo squalo di Steven Spielberg era un fottuto squalo, ma nel corso del film impari a temerlo. Questi qui no, questi sono soltanto un tripudio di estetica, di ammennicoli in CGI che si muovono nella scena in maniera anche abbastanza farlocca, molto spesso. Brutti. E un'altra cosa che mi ha mandato letteralmente al manicomio è che tra tutti gli Eterni, una volta scoperta la loro vera natura, cioè il fatto di essere soltanto degli strumenti nelle mani dei celestiali, di non essere neanche veri, di non essere neanche vivi, l'unico che si preoccupi un minimo della cosa è uno solo di loro, quello che comanda la mente, interpretato dall'attore che non ricordo come si chiami, che ha fatto anche il sacrificio del cervo sacro, ne abbiamo parlato qui sul canale, molto bravo quell'attore, sprecato come tutti gli altri. Lui è l'unico che fa: oh, ma avete proprio rovinato la giornata con sta cosa, porca puttana, lasciatemi in pace. Gli altri, cioè, gli dicono sta cosa e fanno: ma tu pensa, ma guarda, porca puttana, queste sono le reazioni. L'unico che reagisce, non dico bene, ma più o meno così, è lui. È una cosa gravissima, ti dicono che tu sei niente, che non sei mai esistito, che non ti puoi neanche tenere i tuoi ricordi, è uno schifo. E l'unico che reagisce un po' è lui. Ora, io mi sono addormentato sul combattimento finale, ero così poco preso dalla situazione che mi sono addormentato per 10 minuti, ok? Come vi dicevo all'inizio, non mi ha stroncato a livello Shang-Chi, però mi sono addormentato per 10 minuti. La mattina, dopo ho recuperato il combattimento, pensavo che ci fosse qualcosa di importante, in realtà non c'era niente, c'era il solito tripudio di lucine, di puttanate, ok?
Alla fine del film la protagonista si mette così in posa, si chiama T-pose perché hai la forma di una T, no? Mette gambe unite, braccia aperte, forma di una T. Si mette in T-pose, tutti gli altri Eterni si mettono in T-pose, pure quello dissidente, tutti quanti in T-pose, così, e con il potere di tutti messi insieme, bellissima sta soluzione, creano una unimente, una mente unica, e riescono, grazie al potere di tutti insieme, a dare la forza necessaria alla protagonista per pietrificare questo gigantesco celestiale che sta spuntando dalle viscere della Terra. Epico, sì, ma quanto poco. Finita questa sequenza, c'è Sprite, una delle celestiali, che è piccolina, è una bambina, ok? Voi direte, ma scusami, sono stati creati in serie per picchiare dei mostri giganteschi e aggressivi, perché i celestiali l'hanno concepita come una bambina? Se lo chiede anche lei. Ormai hanno iniziato a mettere queste soluzioni di sceneggiatura, no? Praticamente i personaggi si fanno le stesse domande che ti faresti tu, spettatore, cercando di metterci una pezza, no? E lei fa, perché mi hanno fatta così? E gli altri rispondono in maniera esaustivissima, ah boh, cazzi tuoi. Comunque questa qui, nella scena finale, si lamenta con la protagonista, dice io non odio gli esseri umani perché mi ricordano quello che io non sarò mai, io non crescerò mai, non avrò mai una famiglia. Allora la protagonista le fa, senti, mi è rimasto un etto e mezzo di energia dall'unimente che abbiamo fatto prima, che faccio? Lascio, perché con questa energia ti posso far diventare un bambino vero, Pinocchio. E allora questa qui dice, sì, fammi diventare un essere umano, ma guarda che poi muori, va tranquilla, fammi diventare un essere umano. E allora lei, con due etti di energia, un etto e mezzo di energia che gli ha avanzato, la fa diventare un essere umano. A me questa soluzione, che come vedete è molto elegante, proprio sembra neanche scritta, sembra che sia sempre stata lì, incisa nella verità. Questa soluzione narrativa mi ha ricordato molto quando io e mia cugina, che avevamo tipo 4 anni, facevamo degli stupidi giochi di ruolo dove per esempio lei mi diceva, facciamo che io ero la maestra e ti davo un compito di italiano? E io le rispondevo, ma scusa, già mi cago il cazzo a scuola, dobbiamo fare la maestra pure qua. Ecco, mi ha ricordato quella situazione lì, come livello di maturità nella scrittura, dico. C'è qualcuno che dice che questo Eternals è uno dei film del Marvel Cinematic Universe più maturi. Megoglioni. Tra l'altro c'è un'altra cosa che mi ha lasciato interdetto. Il discorso Thanos. Qui siamo post-Endgame, ok? Morto Tony Stark, è lo stesso universo in cui Thanos ha cercato di, no? Schioccare le dita e ridurre l'intera popolazione dell'universo alla metà esatta. E uno dei protagonisti, ovvero, cioè Kate Harington, che in realtà è un personaggio secondario, chiede alla sua fidanzata Eterna, ma com'è che non avete fermato Thanos, voi Eterni, che siete così forti? E lei risponde, ah, noi Eterni non possiamo interferire in tutto, noi abbiamo questo compito di occuparci solo ed esclusivamente dei devianti, noi non possiamo fare nulla. Notate un piccolo conflitto di interessi in questa missione così stringente che i celestiali hanno affidato agli Eterni? Cioè, il compito degli Eterni è preservare la vita sui pianeti, difendendoli dai devianti, proprio perché ci sia la maggior vita possibile su ogni pianeta, perché se no non c'è abbastanza energia per procreare nuovi celestiali, no? Questo è il loro compito, devono preservare queste batterie enormi che sono i pianeti. Ecco, immaginate adesso uno che dice, schiocco le dita e vi riduco la carica al 50%. Eravate arrivati, stavate per nascere, celestia, tac, faccio così, 50% della carica su ogni pianeta. Come mai il capo celestiale che gestisce questi Eterni non ha fatto un colpo di telefono, cosa che fa spesso e volentieri, ma solo per fare spiegoni, non ha fatto un colpo di telefono dicendo, signori, sono cambiate le cose, sta per succedere una cosa brutta, fermate quel Thanos, fermatelo, perché lasciate perdere i devianti, il massimo che possono fare è ammazzare un milioncino di persone, se li lasciate liberi, ma Thanos è più importante perché sta per dimezzare tutto l'universo. Ci risentiamo dopo, raga. Mi raccomando, fate un buon lavoro. Sarebbe dovuto andare così. E invece il film ci mette una pezza. Bravi, bravi. Raffinatissima con... No, no. Solo i devianti. Oh.
Ma vaffanculo, ma che schifo. Allora, raga, in questo film nulla ha senso. Ma proprio niente, fa un cacare talmente profondo che io faccio pure fatica a parlarvene con la faccia seria. Dulcis in fondo, mi hanno dato il colpo di grazia. Titoli di coda, due scene extra. Una in cui appare il fratello di Thanos, Eros. È un tizio belloccio con un'armatura addosso. Oh, finalmente un eroe nuovo. È nessuno, raga, è nessuno. Viene presentato come se fosse il fratello di Thanos, Eros. E io lì mi sono sganasciato perché ho detto, vabbè, vaffanculo, chissà in quale serie TV lo infileranno per ricollegarlo poi a qualche fumetto dell'82, non lo so. Continuano i titoli di coda e poi seconda bordata di fanservice e ovviamente di incremento guadagni, ovvero Kit Harington, che è un attore amatissimo e che in questo film appare per poco tempo perché è molto marginale nella vicenda. A un certo punto sta davanti a una specie di sarcofago, no? E sembra essere non così umano come crediamo, o comunque un umano particolare, no? Apre sto sarcofago, tira fuori una spada e qualcuno fuori campo lo chiama Whitman. Fine, come se fosse una cosa importantissima. Io penso, ma chi cazzo è Whitman? Ma che succede? Vado su Google, digito WH e Google mi suggerisce subito di chi si sta parlando. Segno evidente che l'universo intero l'ha pensata proprio come me, ha detto, ma chi cazzo è Whitman? Cerchiamo su Google. Scrivete WHI, esce questa domanda, cioè chi cazzo è Whitman? E praticamente è il Cavaliere Nero. Adesso sì che avete capito tutti di che sto opera. Non ho idea. C'è scritto da qualche parte che è apparso in un numero X di un fumetto Y. Non lo so. Ultima cosa, dolorosissima, secondo me. Qui siamo in un mondo in cui ci sono gli Avengers. Ci sono ancora gli Avengers, alcuni sono morti, ma gli Avengers ci sono ancora. C'è una resistenza alle forze del male. E in questo film succede di tutto. Esplosioni, attacchi in piena Londra. Il Dottor Strange non dovrebbe stare a Londra. Attacchi in piena Londra di bestie gigantesche. Non c'è un Avenger che si affacci un attimo a vedere, a controllare. Non c'è niente. E incongruenze di questo tipo vengono fuori soltanto per problemi di convocazione degli attori. E infatti non ha senso che un Avenger non vada a controllare. Uno stronzo dello Shield, qualcuno. Niente. Siccome il film è sugli Eternals, si parla degli Avengers, ma questi non agiscono in una situazione di estrema urgenza. Volete altri motivi per odiare Eternals? No, perché credo di avervene dati abbastanza, signori. Questo film è scritto male, male, male. Malissimo. Noi ci vediamo al prossimo video in cui parleremo di un film scritto da qualcuno che ha più di 13 anni. Alla prossima!